durante una serie di lavori in più periodo Il Luca, infatti questo è il territorio lucano più che delle occidentale. tombe di epoca lucana dal IV-V secolo a.C., così come i resti di una fattoria lucana. Adesso spiegateci. Questa qua ricorda la visita di Ferdinando II. Quando a Torraga arrivavano i re. Arrivava lei perché questo qua, diciamo, nel settembre di 1852 ha voluto presenziare e partecipare a quelle che erano le manovre militari che si sarebbero tenute all'interno tra la Calabria e il Lago Negro. Allora arrivò a Sapri con la sua ammiraglia Corte. fulminante, il Calotenzi, il Sannite, il Guiscardo, sbarcò e il 28 settembre è stato ospite del barone Com'erano le Biagi. navi con cui sbarcò? Il Guiscardo, Carlo III. E Sannita. Quindi arrivò qui. Qui, e quindi questa, c'è la data del 18 ottobre, perché è la data in cui fu collocata la lapide, ma l'evento avvenne il 28 settembre, perché è arrivato qui, continuò attraverso poi Chi c'era il il fortino. sacerdote Peluso che lo accolse? Ecco, qua c'è un episodio che riguarda il sacerdote Il Peluso, famoso anello. nel senso che nel 1852 Peluso era già abbastanza anziano, racconta gli storici che quando è venuto qui, allo sbarco, si è voluto andare a visitare, che era morente, il prete Peluso. Aveva una casetta a Sapri. Altri dicono che quando era qui, poiché Peluso non stava bene, era una casetta che si trovava a Torrà. Comunque fece questa visita di riconoscenza, visto che poi si era dato tanto da fare, anche nel fare compagnia alla regina Carolina. Il famoso anello, Sì, sì. poi c'è l'episodio, c'è il fatto di Costabile Carducci. Costabile Carducci che fu fatto uccidere da lui, perché Costabile Carducci nel 1800 a luglio naufragò, perché era, guarda caso, era diretta a Sapri e quindi proprio qui a Torraca. Naufragò e allora lui aveva un'altra casa lì, proprio sugli scogli.